una piazza dove potrebbero sorgere una moschea, una chiesa e una sinagoga. Sì. Un'idea in fase assolutamente embrionale. Ci sono le condizioni perché questa idea diventi concreta? E le condizioni le dobbiamo creare, soprattutto se questa città ha ancora una voglia propositiva, una voglia progettuale, ed è forse la cosa più importante. E la progettualità poi andrà portata avanti in un ambito che forse è l'unica caratteristica veramente topica della nostra città, l'accoglienza. Catania è una città che può diciamo, vendere accoglienza, non solo il turismo, ma anche la nostra capacità di volere bene a chiunque. Un caso unico forse al mondo di questa possibilità di raffrontarsi, di rapportarsi con qualunque tipo di straniero. Abbiamo anche una lunga tradizione di sindaci non catanesi, basta questo. Anche perché l'immigrazione è un fenomeno talmente attuale che ci costringe in un certo senso a pensare anche in grande in questo senso. Sì, l'immigrazione è un dato storico recente e non è quello che deve guidare, perché l'immigrazione fa anche stimolare anche reazioni avverse, per cui dobbiamo pensare nel grande periodo, nei secoli, e tornare anche indietro nei secoli, quando in Sicilia era normalissimo che convivessero queste tre religioni che pare che possano di nuovo risorgere. Quindi una giornata di confronto, certo, quella di oggi. Di confronto, e soprattutto speriamo che si tragga politicamente un risultato, una volontà, perché è il lievito della discussione, perché ovviamente nessuno può dare un progetto esecutivo per una cosa così importante e complessa, perché è un progetto che ha un livello, secondo me, mondiale, perché nel mondo non c'è qualcosa di paragonabile. Fare un lungo discorso e soprattutto vedere se la volontà, la tolleranza che noi sospettiamo dei cittadini catanesi sia effettiva.